Allora usate il metodo per fare dei semplici calcoli, per esempio verificate che UY vettore U di X cosa sarà? Come si fa? Si usa il metodo di Cramer. Quindi UX, UY, UZ. Questa è la riga dei versori. Nella seconda riga cosa si scrive? Si scrive la componente del primo vettore. Chi sono le componenti di UY? È 0 nella direzione X, 1 nella direzione Y, 0 nella direzione Z. Quindi avete 0, 1, 0. Quali sono le componenti di UX? È 1, 0, 0. E quindi fate uso della regola di Cramer, ma con un po' di intelligenza, perché è evidente che se voi guardate, per esempio, chi è la componente X di questo vettore, cosa fate? E ovviamente dovete espandere per la prima riga, la riga dei versori. E va bene. Poi espandete qua e guardate la sottomatrice, è questa qui, no? Silenzio! Quella sottomatrice là che determinante ha? Zero! Lo si vede subito, no? 1 per 0 è 0, e 0 per 0 è 0. Dovreste accorgervi subito che l'unica sottomatrice, l'unica che non è 0, è questa qui. E questo lo si ottiene espandendo questo signore qua. Quindi è U di Z che moltiplica 0 per 0 meno 1 per 1. E quindi avete meno U di Z. Se invece facevate UX, UY, la prima riga dovete sempre scrivere i versori senza farvi domande, e la seconda e la terza che dovete chiedere chi sono le componenti. Chi è la componente di UX? È 1 nello 0 nella direzione X, 0, 0, perché è un versore che punta puramente nella direzione X, non ha componenti, no? È un versore che punta nella direzione X. Lui è puro, è un versore puro. Zac, direzione X. Ed è normalizzato 1, quindi è 1, no? Chi è questo? È 0, 1, 0. Di nuovo, a vista si vede che l'unico sottomatrice 2 che potreste fare qua, perché potreste fare questo, e potreste fare questo e questo. L'unica dei 3 che ha determinati verso 0 è questa, che corrisponde alla verde espanso per U di Z, e quindi vedete che è più U di Z. Perché questo 1 per 1. Quindi vedete che il regolo del cambio vedrà subito quello che uno ci arriva o con contorsione del corpo o pensando alle permutazioni. Ecco un altro semplice esercizio. Siccome prendete due vettori storti, metteteli sul piano che loro identificano, chiamatelo il piano XY, la lavagna. Quindi questo è il vettore A e questo è il vettore B. Il vettore A è all'angolo alfa, il vettore B è all'angolo beta. L'angolo Z non c'è perché sono loro che individuano il piano e il piano XY, quindi la componente Z non ce l'hanno per costruzione, no? Quindi che componente X ha la A? L'abbiamo fatto questo l'altro giorno. Questo cos'è? Questo è il modulo di A per il coseno di alfa, no? Chi è la componente Y? È il modulo di A per il seno di alfa. Stessa cosa per B, è il modulo di B per il coseno del suo angolo, che è B. Il cervello dice una cosa e la mano ne fa un'altra. Attenzione, durante la pausa abbiamo segnalato che l'ultima riga aveva due errori, quindi questo è corretto. Ok? Quindi guardate la differenza tra quello che voi avete scritto e questo che è la versione corretta. Oppure trovate l'errore voi. E non venite a urlare, ma il professore è scritto così sul libro. Io non sono il Papa, non sono infallibile,
Quindi voi non siete autorizzati a difendere la vostra risposta a uno scritto orale invocando i miei appunti, o nemmeno un mio libro, o nemmeno il libro di un collega, a meno che non sia il Papa. Perché ci possono essere errori, quindi se voi imparate a memoria un errore, siete colpevoli. Non potete scaricare la colpa a chi l'ha scritto. Non imparare mai a memoria le cose. Anche se fossi un premio Nobel, non vi dà, non vi autorizza a citarmi come fonte di qualsiasi cosa che io dico, come oracolato. Certo, l'ha detto Carlo Rubbia, premio Nobel. Va ascoltato, ma non va preso per oracolato, perché non è oracolato. Può aver sbagliato. E detto tra noi, anche il Papa può sbagliare. Però l'infallibilità del Papa è un concetto recente, no? Lo sapete? È da quando? All'epoca del Risorgimento, no? 1100 anni, 150 anni, non è un concetto che fa parte della tradizione cattolica. Perché sono inventate? Voi lo sapete, io no. Perché non è la mia storia, anche se sono nel processo. Perché è stato inventato? Ce l'avevano con lo Stato italiano perché avevano invaso lo Stato Pontificio, per, come si chiama? Porta Pia? E per quello? Fate il prodotto vettore, coraggio! Usando la regola di Cramer. Allora, A prodotto B. Allora, cosa si fa? Determinante formale, prima rigola, UX, UY, UZ. L'ha fatta abbastanza grande perché vi dovete far stare dentro la roba, no? Questo è il modulo di A per il coseno di alfa. Questo è il modulo di A per il seno di alfa. Questo è 0. Per costruzione, il modulo di B, il componente di B sono il modulo di B per il coseno di beta, il modulo di B per il seno di beta, e per costruzione non ha la componente Z. Silenzio, se sentirete il vostro rumore sui filmati. A vista, qual è l'unica componente che sopravviverà? Qual è l'unica componente che questo vettore avrà? Sarà la componente Z. Quindi è l'unica che sopravviverà quando espandete lungo questo qua, perché avrete una sottomatrice 2x2 che ha un determinante di essere 0. Vedete, dopo un po' di esperienza uno vede, quindi prima che lo faccia voi scrivete il risultato e meditate sul risultato. Scrivetelo, mentre io cancello qua. Non aspettate me, anche perché potrei sbagliare, no? Se lo fate voi e poi trovate che io abbia fatto l'errore, vi potete vantare di aver trovato l'errore. Fatelo, coraggio! Cosa viene fuori? Viene fuori una formula che dovreste già aver visto, perché l'abbiamo discusso. Questo, per questo, ok, quindi questa è la famosa formulina che abbiamo visto l'altro giorno, che vi ho adesso in qualche modo giustificato. Cioè vedete che il prodotto vettore di A per B è un vettore che punta nella direzione Z.
E forse c'è un segno meno qua. Infatti, questo, la formula è questa, no? Qui avete coseno di alfa seno di beta meno seno di alfa coseno di beta è in realtà uguale a meno seno di alfa meno beta. E questo segno, perché in realtà questo sarebbe questo. Questa è la formula della trigonometria, giusto? Oh, la mia spalla oggi mi sta facendo morire. Questa è la formula della trigonometria. Trigonometria. Quindi c'è questo segno meno qua. Vedete come viene fuori il segno meno? A proto B entra nella lavagna, giusto? A B entra nella lavagna. Se la Z esce, perché stiamo usando un sistema cartesiano ortonormale costruito con la mano destra. Quindi se la X... Mannaggia sta sedia! Se la X è verso destra e la Y verso l'alto, la Z dov'è? Esce dalla lavagna! L'asse XYZ, stiamo usando la mano destra in questo corso. Quindi Z esce dalla lavagna. Se voi ciecamente fate il conto di questo vettore per questo, viene fuori un segno meno. Cosa significa questo segno meno qua? Che entra nella lavagna! Quindi vedete che se fate il conto con calma con questa tecnica qua, non siete obbligati a usare la mano destra per farvi venire le spalle doloranti, eccetera. Non siete obbligati a ricorrere alle permutazioni e balle varie, e il conto ve lo dà, vi dà la direzione, vi dà il modulo! Qual è il modulo di questo vettore? È il modulo di A per il modulo di B per il seno dell'angolo, che è la famosa area del parallelogrammo, giusto? Parallelogramma, o come si dice? Ok? Va bene? Pronto vettore, ne siete responsabili, non osate venire a un orale se queste cose non le sapete. C'era una cosa che... Vabbè. Che esito sempre a fare, ma devo farlo. Allora, l'altro giorno... Silenzio. Abbiamo fatto il vettore velocità. Supponete che voi conoscete il vettore velocità e sapete in un certo istante dove si trova la particella. Quindi supponete, adesso io scriverò le componenti cartesiane. State silenzio ragazzi, si sente sulla telecamera questo brusio. La telecamera è molto più vicina a voi di me, quindi quello che io sento avrà un certo volume. La telecamera prende sul volume molto più forte, più vicino a voi, state in silenzio. Quindi supponete che io vi do la componente x della velocità in un certo istante, vi do la componente y della velocità in un certo istante, vi do la componente z della velocità in un certo istante. E supponete che io vi do anche la posizione nello stesso istante, la posizione nello stesso istante, la posizione z nello stesso istante. Quindi queste sono le informazioni che voi avete. Sapete dov'è e sapete la velocità, che è un vettore. Okay. Io vi chiedo dove sarà in un istante futuro. Dove sarà in un istante futuro? Allora, qual è questo? In generale abbiamo che il vettore velocità è la derivata del vettore posizione, quindi in particolare la velocità x è uguale alla derivata di x rispetto al tempo. Quindi se io vi dico che la velocità
E questo, voi per un teorema di matematica, sapete che se questo è il linguaggio delle derivate, io riesco a legare x e la velocità in un altro modo, con il linguaggio di integrali. Cioè, se f di x è una funzione di matematica e questa è la sua derivata, che chiamo, che so, f di x, che legame c'è? No? Coraggio, qualcuno? Io scriverò che la posizione, dunque, qual è la situazione? Questo è l'asse dei tempi, questo è l'istante t, e io vi chiedo, chiamiamolo t1, va? Così è più semplice la notazione. Io conosco la posizione e la velocità nell'istante t1 e vi chiedo dove sarà, che posizione avrà nell'istante 2. Voi cosa fate? Per la componente x, per esempio, voi direte che la posizione x nell'istante t2 sarà uguale alla posizione che aveva nell'istante t1 più l'integrale della velocità pensata come funzione del tempo estesa tra l'istante t1 e l'istante t2. Questo dovreste saperlo da analisi, non è fisica, questa è matematica. Perché è questa relazione qui. Questo lo devo dare per dato, se io spendo, se io giustifico ogni cosa che dico, impieghiamo un'eternità. Qual è la posizione nell'istante 2 nella direzione y? È uguale alla posizione nell'istante t1, dove era, più l'integrale di chi? Della velocità nella direzione y, pensata come funzione del tempo, tra l'istante t1 e l'istante t2. Qual è la coordinata z nell'istante t2? È uguale alla coordinata z nell'istante t1, dove era all'inizio, più il contributo dell'integrale, la velocità nella direzione z, pensandola come funzione del tempo, sto integrando il tempo, dall'istante t1 all'istante t2. Queste tre relazioni possono essere scritte in maniera molto compatta così, che la posizione nell'istante t2 è uguale al vettore posizione istante t1 più un integrale che in realtà di un vettore dall'istante t1 all'istante t2. Questa notazione cosa vuol dire? È una notazione vettoriale, o la coordinata x, velocità x, o la coordinata y, velocità y, e ho la coordinata z, velocità z. In generale, quando voi in fisica avete per esempio una cosa del genere, vedremo per esempio che la forza, tra probabilmente già alla fine della prossima settimana, introdurrò la quantità di moto, indicherò con la lettera P, che sarà la massa per la velocità. La forza la scriverò così, la scriverò in un modo che non credo che abbiate visto. Sarà la derivata della quantità di moto rispetto al tempo. Certo che se la massa è costante del tempo, allora la derivata della quantità di moto rispetto al tempo sarà la massa per la derivata dell'accelerazione, per la derivata della velocità rispetto al tempo, che è per l'appunto l'accelerazione, e riconoscerete la formula, la famosa formula F uguale MA. Questa sarà la scritta che useremo in fisica. Allora, non appena io ho una relazione del genere, voi dovete subito pensare alla sua versione integrale, che è, per esempio, scrivo la componente x. Cosa sarà la versione x in linguaggio integrale? Questo è il linguaggio delle derivate.
Questo è il linguaggio degli integrali. Sono associati a loro dal teorema fondamentale che lega le derivate e gli integrali. Lo stesso teorema si applica là. Se questo è il linguaggio delle derivate, vedete che sto guardando la componente x, mi raccomando, quale sarà la relazione che lega la componente x di p e la componente di f col linguaggio degli integrali? Sarà che la px nell'istante t2 sarà uguale al valore che aveva all'inizio più l'integrale di chi? Di f, pensata come funzione del tempo, sto integrando del tempo, tra l'istante t1 e l'istante t2. In futuro, meccanici, avremo una grandezza chiamato a come potrei scrivere? Avremo una grandezza chiamato momento della qualità di moto. Vi dico anche cos'è. È m e r vettore p. Quindi i meccanici devono conoscere il prodotto vettoriale. Vi l'ho appena detto. E scopriremo una specie di legge analoga alla legge di Newton. La legge di Newton dice che f uguale alla derivata di p rispetto al tempo. C'è un analogo per quanto concerne i movimenti rotatori che i meccanici amano tanto, no? Che sarà la derivata di L rispetto al tempo sarà uguale a un momento torcente. Questa è la legge di Newton nel contesto delle rotazioni. Shh, silenzio! Non appena vedete una relazione del genere, voi dovete essere in grado subito di scriverlo con il linguaggio degli integrali. E cosa sarà? Per esempio, se vi chiedo di scrivere la componente x, sarebbe che la componente x del momento torcente è uguale alla derivata della componente x del momento della qualità di moto. E questa relazione con il linguaggio degli integrali cos'è? Che il momento, che la L della componente x di L nell'istante t2 è uguale alla componente x nell'istante iniziale, quello che era, più l'integrale di cosa? Di tau. Pensata come funzione del tempo, quindi integro nel tempo dall'istante t1 all'istante t2. Guardate queste relazioni. Questa qua proviene da dove? Da dove viene questo? Questo è il linguaggio integrale. E qual è il suo omologo scritto in linguaggio di derivate? È che la velocità nella direzione z è uguale alla derivata di z rispetto al tempo. Questi due sono omologhi. Sono uno è il linguaggio derivate, forse però l'omologo non è appropriato, lo sto usando in maniera sbagliata forse. Quello che sto dicendo è questo lega la posizione e la velocità col linguaggio delle derivate. Questa lega la posizione e la velocità col linguaggio degli integrali. Sono espressioni che sono i lati opposti di una medaglia sola, che è il teorema che lega le derivate e gli integrali. D'accordo? Questo teorema lo si usa dappertutto in fisica. Questo è in cinematica, questo è nel concetto di forza, e vedete, è lo stesso linguaggio. Se questo è, se la derivata di questo è questo, allora l'integrale di questo è quello. O anzi, è meglio dire che l'integrale di questo è la variazione di quello, perché questi qua possono essere scritti così, usando il simbolo delta. Quale scegliamo? Tanto è la stessa matematica, quale scegliamo? Questo, quello, 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 quale scegliamo? Usiamo la forza, va? Tanto per abituarsi a usare questo concetto. Questo vi sta dicendo che l'integrale della forza, pensata come funzione del tempo, dall'istante t1 all'istante t2, attenzione, questo è un integrale strano, perché l'integrando è un vettore. Cosa vuol dire? Che in realtà ho tre integrali, fx, fy, fz, ma è una scrittura compatta, no? Cos'è questo? Questo
è la variazione di P. Giusto? Di quanto è variata la quantità di moto nell'intervallo T1, T2? Beh, è l'integrale della forza. Di quanto è variata la posizione di un vettore? Beh, è l'integrale, ovviamente vettoriale, cioè sono in realtà tre vettori, della velocità! Da T1 a T2. Qual è la variazione della posizione? È l'integrale della velocità. Qual è la variazione della velocità? Qual è la variazione della velocità? È l'integrale di chi? Dell'accelerazione. Pensata come funzione del tempo. È la stessa matematica, no? Per esempio, guardate, la variazione di x è uguale, sì, alla velocità, all'integrale della velocità, da T1 a T2, ma io posso in qualche modo, così vi convincete, vedete come la notazione che sto usando già da due settimane, anche dal precorso, le notazioni di fisici, questa qua cos'è? Vedete come mai la notazione è così carina? Oltre a ricordarci che la velocità, la derivata x sul tempo è in fondo un rapporto incrementale, un delta x, un delta t nel limite che delta t tende a zero, è anche carina perché scritta così voi capite subito questo, perché dalla vostra testolina voi fate trac, trac, e questo è l'integrale di dx. Ovviamente la posizione nell'istante T1 alla posizione nell'istante T2, e questo è proprio questo. Se volete usate il teorema in questo modo. Trac, trac. Quindi la variazione è uguale all'integrale della derivata. Ecco come i due linguaggi sono connessi. Quindi se io vi dico che la velocità, per esempio, del componente x è uguale, che so, facciamo a t più c. Quindi quanto vale la velocità iniziale? Uso questa notazione qua, col pendice 0, cioè sto dicendo che in questo intendo questo. Questo quanto vale? Quando t uguale a 0 la velocità vale c, no? Quindi questa in realtà la chiamiamo v0, quindi in realtà la mia formula è questa, v di x come funzione del tempo è uguale a at più v0, ok? D'accordo? E la A che senso ha? Abbiamo già fatto queste cose. A cos'è? Beh, in fondo, quando io faccio la derivata della velocità rispetto al tempo, ho l'accelerazione, no? Nella direzione x. E quindi questo mi dice che l'accelerazione vale A. E questo è quindi una costante del tempo. Quindi perché non usare la notazione Vx, cioè del tempo, è uguale all'accelerazione che è costante moltiplicato per il tempo per la velocità iniziale più la velocità iniziale, giusto? Questo è un esercizio generale. Ok, supponiamo che io conosco la posizione iniziale e io vi dico che la posizione iniziale è x0, cioè con questa notazione intendo x nell'istante t uguale a 0. Io vi chiedo, ok, vi do la velocità, vi do la posizione, dove si troverà nel futuro? Qual è x in funzione del tempo? Cosa fate? Questa è la posizione iniziale, questa è la velocità in funzione del tempo, a maggior ragione conoscete la velocità iniziale. Dove si troverà in futuro? Cioè chi sarà la x in funzione del tempo? X in funzione del tempo sarà la posizione iniziale più l'integrale della velocità. Dall'istante, stiamo integrando nel tempo, dall'istante iniziale,
Quindi chiamiamo t1, lo chiamo 0, distante da 0. Questo è l'istante t, perché voglio conoscere la posizione dell'istante t. Qua scriverò la velocità, quindi l'integrando qui, sto integrando nel tempo, l'integrando è la velocità, che è questo. Quindi scrivo questo ovviamente. Notate che sto usando questi apici. Quindi il mio esercizio, prendo questa espressione che viene dal mio esercizio, quindi questo lo sbatto qua. Dove posso scrivere? Scrivo qua. Quindi sto riprendendo qui. Va bene? Quindi x di t è uguale al valore iniziale più l'integrale della velocità. Giusto? La variazione di x è uguale al valore iniziale, cioè, scusatemi, la posizione di x è uguale a dove era all'inizio, più l'integrale della derivata di x, cioè della velocità. Giusto? Quindi, è questa espressione qua, a0t più v0, pensata come funzione del tempo. Metto gli apicetti e sto integrando da 0 a t. E questo è un integrale che sapete fare tutti, presumo. Quindi, questo è x0. Quindi ho l'integrale di una somma di funzioni. Cos'è un integrale? L'integrale, in ultima analisi, è l'area di un rettangolo. Questo rappresenta la base del rettangolo, questo rappresenta l'altezza del rettangolo. Ma l'altezza del rettangolo è la somma dei due contributi. Quindi l'area del rettangolino di base delta t può essere pensata come la somma dei due rettangoli, dell'area di due rettangoli. Uno è questo rettangolo qua, che ha la base delta t e altezza a0t, più l'area di un altro rettangolo che ha la stessa base ma un'altezza v0. In ultima analisi, no? L'area di un rettangolo è la somma dei due sottorettangoli. Cioè ho appena dimostrato, senza scrivere una cosa, che c'è il teorema che l'integrale della somma di due funzioni è uguale alla somma di due integrali, giusto? E quindi questo è l'integrale del primo pezzo da 0 a t più l'integrale del secondo pezzo, ok? Faccio un po' di spazio. E questo lo devo cancellarlo. Vabbè. Questo è il più semplice, no? È l'integrale di una funzione costante, v0. Quindi, in funzione del tempo, l'integrando è la funzione v0. Quindi se io sto integrando dall'istante t, dall'istante 0 all'istante generico t, a me interessa l'integrale l'area di questo, questo è più stupido, no? Quindi è la base, qual è la base? È t per l'altezza che è v0. Quindi questo qui è semplicemente v0t. Questo cos'è? Questa è una funzione che invece è fatto così. L'integrando, quindi quando t uguale a 0, l'integrando è uguale a 0, quando varia linearmente il tempo, quindi ho un integrando che è così, quindi questo pezzo qui, questa funzione di t, è quella roba là. Quindi se io integro dall'istante t uguale a 0 all'istante t generico, a me interessa questa area qui, che è un triangolo, la base del triangolo è t per l'appunto, e l'altezza quanto è? È a 0t. E quindi l'area di questo è uguale a un mezzo, è un triangolo, base per altezza, quindi a 0t quadro. Quindi questo qui è un mezzo a 0t quadro. E quindi deducete che la posizione iniziale, la posizione nell'istante t è la posizione iniziale più v0 nella la velocità iniziale nella direzione x, cioè questo v0 qua era in realtà la velocità iniziale nella direzione x, perché sto pensando a x, no? Errore di notazione qua. Facciamo così.
tornando nella direzione X, direzione Y e Z avrebbero magari una legge oraria diversa. Quindi metto i pedici X per ricordarmi che questo è per quello che concerne la componente X. Quindi questa è la velocità iniziale per t più un mezzo a l'accelerazione che è costante nella direzione x di quadro. Okay. Molto semplice, giusto? Tutto nasce dall'aver chiaro questa formula qua, che sto lasciando, cancellando tutto il resto. Ok? Queste due formule vanno viste sempre assieme. Cinematica è questa. Questo è il linguaggio delle velocità, delle derivate, questo è il linguaggio degli integrali. E vi ricordo che basta che voi mettiate qua questa qui, che ecco che il teorema diventa evidente. Ok? Perché avete il dt che si elidono e rimane l'integrale di dx. E con l'integrale di dx complessivamente è il delta x, no? Quindi questo qua va scritto da qualche parte sul vostro corpo con il costo di delle, fate un tatuaggio. Però dovete essere pronti a scambiare il simbolo qua a seconda del contesto. Dovete poter cambiare il simbolo qua a seconda del contesto, non solo la sostituzione banale, che se mi interessa la componente y metterei la y e qua sarebbe y, ma anche nel senso che intendevo qui, che qua se mettete la p qua ci andrà la f, se mettete la l qua ci metterete la tau, e quella è la fisica. Quindi voi imparerete ben presto con me, come ho scritto là, che F è uguale alla derivata della quantità di moto rispetto al tempo, che tau è la derivata della momento e quantità rispetto al tempo. Imparerete per esempio che la derivata dell'energia cinetica, mancano 10 minuti, ma è estremamente importante quello che sto facendo. La derivata dell'energia cinetica rispetto al tempo sarà uguale a un prodotto scalare F per V, dove K, che ovviamente vi devo ancora fare di questi discorsi, è questo, silenzio, sto rumore si sente, state zitti. Vi sfido di scrivere il corrispettivo di questo col linguaggio degli integrali. È facile, dovreste essere in grado di scriverlo subito, prima che lo faccia io. Vi vorrei tutti vedere sulla penna a scrivere. Cosa sarà? Quale sarà il corrispondente di questo? Sarà che la variazione di k, perché questo cos'era? Se la derivata di x rispetto al tempo e alla velocità, allora la variazione di x, se volete fate così meno, no? La variazione di x è uguale all'integrale della velocità. Questo è il linguaggio che voi dovete subito saper ripetere. Quindi lo stesso linguaggio qua è che se la derivata di k rispetto al tempo è questa roba qua, e non vi ho detto ancora cos'è, ma io sto cercando di insegnarvi la matematica, allora la variazione di k, quindi k nell'istante t2, è uguale a k nell'istante t1, quindi k2 meno k1 è la variazione di k, cosa sarà uguale? K2 è uguale a k1 più l'integrale, nel tempo in questo caso, l'integrale nel tempo di chi? Di questo. Dall'istante t1 all'istante t2 è la stessa matematica. Ma qualcosa in più, se io vi dico che la forza pensata come valore della posizione, uso la notazione unidimensionale addirittura,
E questo è uguale a meno la derivata di una strana funzione che sarà funzione di x. E io vi scrivo questo, voi subito dovreste essere in grado di esprimere una relazione in forma integrale. Cosa sarà? È la stessa matematica! È la stessa matematica dei quadrati arancioni qua giù. Quindi se io prendo questo e lo circondo con un quadrato arancione, cosa scriverò qua sopra? Col linguaggio degli integrali. Questo farà parte delle definizioni col segno meno. Non fatevi ingannare da cose che... Dovete guardare la matematica. Il senso di questa equazione, il senso fisico ve lo devo ancora dare, ma guardate la matematica. Quale sarà il legame tra questa U e questa F scritta in forma integrale? Questa U, per inciso, si chiamerà energia di posizione, chiamata anche energia potenziale. E questa sarà una forza che dipende dalla posizione. Saranno forze molto speciali, per fortuna la natura è piena di forze fatte così e sono chiamate forze conservative. Qual è la relazione? Coraggio. La variazione di U, a parte il segno meno, sarà uguale all'integrale di F, non nel tempo, ma in X. Dovete guardare le variabili, no? Quindi sarà U nella posizione 2, sarà uguale a U nella posizione 1, meno, c'è questo segno meno, l'integrale di F, pensata come funzione di X, in dx, dalla posizione 1 alla posizione 2. È la stessa identica matematica della cinematica che stiamo facendo in questi giorni. È la stessa matematica. Siamo d'accordo? Credo che a questo punto ci conviene fermarci. Abbiamo 5 minuti, in anticipo 3 ore oggi. Mi raccomando, dovete sapere il teorema che lega le derivate agli integrali. Se questa è una funzione f di x, se questa è la funzione f di x e qualcuno vi chiede qual è l'area delimitata dalla funzione e dai valori x e b, x uguale a, x uguale b, e voi scrivete questa area così, questa è matematica, voi dovete sapere questo, che questo è uguale a f maiuscolo b meno f maiuscolo a, dove questa f chi è? È una funzione f di x tale che quando la derivate rispetto a x ottenete f piccolo. Quindi guardate questo, se f di x è scritta così, allora questo signore, adesso sto scrivendo in questa direzione, è uguale alla derivata di f maiuscolo in dx in dx. E ovviamente gli estremi adesso, ovviamente per il momento è ancora così, è evidente che mentalmente voi fate track, track, e questo quindi è uguale, sto scrivendo come fanno in certi paesi, questo è da sto integrando in df da f a fb. E questo cos'è? Questo è fb meno fa. Ok? Quindi questo è il teorema che voi dovete conoscere dal precorso, dal corso di analisi, e dovete saperla applicare in fisica. Trovate un modo per giustificarvelo, se la dimostrazione è complicata, vedete come la notazione vi aiuta a ricordarvi, perché se f grande ha la proprietà che derivandola vi restituisce la piccola, allora mettete qui, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'enunciato deve essere molto chiaro e dovete saperla applicarla quasi a occhi chiusi. Avete mai sentito parlare di Pavlov? Era uno psicologo, chiamalo psicologo, era uno scienziato nella Russia degli anni 30 e fece un lavoro abbastanza importante che è spesso citato, che si chiama il condizionamento. Allora aveva un cane, dei cani, presumo che abbia fatto con diversi cani,
E ogni volta che dava cibo al cane, suonava una campanellina. Quindi quando il cane vedeva la bistecca, beh, nei russi negli anni non c'erano bistecche, probabilmente c'erano cose molto più misero, carne umana forse. Quando dava la bisteccona al cane, salivava, no? Il cane, che buono, la saliva. E c'era questa campanella che suonava. Bistecca con campanella, salivazione. Bistecca, campanella, salivazione. Bistecca, campanella, salivazione. Salivazione, campanella, salivazione. Appena il cane sentiva la campanella, associava l'arrivo della bistecca e subito veniva la salivazione. Ecco. Voi dovete essere quasi come il cane di Pavlov. Appena vedete o questo o quello, dovete subito pensare all'altro. Subito! Subito! Non dovete esitare, non sto scherzando. Se io vi sparo questo, dovete subito pensare a quello. Se io vi dico, dovete subito pensare all'opposto. È la stessa matematica vista da due lati diversi, derivate e integrali. Appena avete questo, dovete aver voglia di scrivere questo. Appena io scrivo questo, dovete aver voglia, salivazione di scrivere questo. Non sto scherzando. Agli orali non ho intenzione di rifare i concetti di matematica, li do per dati. Quindi se uno non lo sa, vuol dire che non sa la fisica. Perché questo è il linguaggio della fisica. Vi mando via non perché siete ignoranti in matematica, ma perché siete ignoranti in fisica. Non si può parlare di fisica senza il linguaggio matematico. Se non conoscete la matematica, è evidente che non conoscete la fisica. Ci vediamo alle 2.